usciti di treccio, teniamoci sti boys per come sono, proprio come sono. Presto ci porterà felicità, sulla riva più non c'è da scegliere, perciò teniamoci sto buffo per com'è, proprio per com'è. Sfortunata, senza famiglia, vivo per la strada e il gioco delle tre carte è la prima volta che lo faccio, giuro. Mannaggia morte, questa è la terza volta che mi fermano le guardie da stamattina. Che scarogna. Questo 1944 si è presentato come Dio comanda, ma sono arrivati gli alleati, allora dobbiamo dire che va tutto bene. Già, gli alleati, noi già stavamo inguaiati. Così tra bianchi e neri ci pagano con le amlire, la nuova moneta del governo americano. Eccola qua, eh? Amlire, aglietto, governamenti militari. Amlire, amlire, non ci credi se non le vedi. La verità è con questo swing che ci suonano dalla mattina alla sera nelle orecchie, qua ci stanno pigliando a calci nei fianchi. Certo, perché questi americani si vogliono solo divertire, pensano solo a divertirsi, a mettere in giro delle ragazze e a scappare. La sorella Concettina, ad esempio, non è stata messa incinta da un certo... Aspetta, ce l'ho scritto. Oh, ce l'ho scritto. Edward Robinson, classe 1924, 20 anni, che parla perfettamente l'italiano. Appena ha saputo la notizia è scappato, e io l'ho cercato in tutti i bar, ma inutilmente. Ma se lo acchiappo. Mia sorella Concettina dice, sconsolata e perduta, si è trovata pure lei per una strada, e si è messa a fare signorina. Avete capito bene, la compagnia dei militari, tutto compreso. Che doveva fare, poveretta? Quella è rimasta sola. La fame è fame. Mi appiccio una bella camella americana.
invasori, i tedeschi, e abbiamo cominciato con altri invasori, gli americani. Certo, questi americani sono tutti belli, pieni di salute e benedire che salute, ci hanno mai raffreddore, ci hanno portato i soldi, il western per gli uomini, sono commoventi per le ragazze, gli stanghioli per i bambini, ma che volevamo di più? Nelle sale da palla adesso si balla il nuovo ballo moderno. Napoli per ricambiare il favore, ci siamo inventati tutti i lavori per tirare a campare. E beh, io sono uno scunnizzo e mi devo inventare tutti i lavoretti per tirare a campare, se no che scunnizzo sono. Il primo lavoretto è per esempio lo shushan, quello che pulisce le scarpe ai militari. Poi ci sta il secondo lavoretto un po' più, così, che sarebbe il ruffiano, quello che accompagna sempre i militari nelle case, piano piano. Vanno a fare le schifezze. Poi ci sarebbe il mestiere che modestamente faccio io, che sarebbe il giocatore di tre care, carta vince e carta verde, vince sempre San Gennaro, che è santo più buono. Però questo lo posso fare sempre quando non c'è qualche brigadiere nei caratteri. Sempre quello della signorina, l'accompagnatrice di militari. Vanno in giro per la città, via Caraccio, e si vanno a prendere un gelatino. Si fermano alla sciale di Megellina, tutte tranquille. Pure se sono brutte, si fermano lo stesso. Che devono fare? Questo è proprio brutto, sta la signorina. Lasciare di Megellina e prende il gelato e aspetta. Non passa mai nessuno, madonna, ma che devo fare per attirare un po' d'attenzione? Sto gelato enorme. Via Caraccio, l'inglese, francese, neozelandese, italiani, indiani, sì che sì, nessuno si accorge di me. Sono due ore che sto fermo a questo chalet di Mergellina e questo è il quinto gelato che sto attaccando e non succede niente. Come devo fare? Come devo? Sta venendo proprio dalla mia parte, che fosse la volta buona. Lo chalet di Megellina a comprare gelato? Sì, io avrei molti mani, guarda, guarda, tocca, molti mani. Vuoi venire allora? Con me, chalet di Megellina? Sì, sì, gelato, sì, sì. Questo militare americano mi vuole portare allo chalet di Megellina. E io già sto allo chalet di Megellina. Mi vuole comprare il gelato. E questo cos'è? Uno ne ho trovato, eppure scemo.
viene e ci porta a ripara, mentre noi non possiamo mangiare. Sti alleati si vogliono solo spassa, e qualcosa dobbiamo inventare. Venduto un pochi caffè, due quintali al mio povero sé. Sì, mi arrangio, ma intanto che ci posso fa? Qua in un modo si deve mangiare. E la sorte ha voluto che con Gettinella, bella sorella che c'ho, c'ha una figlia, una fiducia negli alleati molto larga e ben disposta. E siccome non ce la facevo da me, una mano la dà pure lei. Questo giorno finisce, e che ci vuoi fare? Da retta tiriamo a campa. Dovunque si sono aperti teatri, cinema, sale da ballo, è l'ordine imperante unico per tutti. Vivere e divertirsi senza pensare troppo. Dice un vecchio proverbio napoletano, quando finisce a pesci fetenti, il pranzo finisce tra i denti. E un pranzo che dovrebbe simboleggiare conciliazione, giovialità e buon umore, non può finire a pesci fetenti, e cioè con un litigio tra commensali, tranne in un caso, e cioè quando il pranzo si svolge nei quartieri spagnoli, in un seminterrato fetente, abitato da due travestiti, rivali, e con un militare alleato al centro. Ah, tu ce l'hai con me. E come ti permetti, tu brutto travestito inciucciato coi seni finti, che dici di avere 21 anni e ne hai 42? E vai girando sempre per le strade con quella gonna, con le macchie d'olio sopra e con la puzza della gatta di Nocchetelle, nostra cara vicina di casa, che ti zoppa sempre addosso, e tu gli dai pure da mangiare a quella gatta sciancata, e qualche volta di questi ci do una botta in testa e la vendo al ristorante nei fiocchi come con il io. Io la gonna la cambio ogni giorno, piuttosto quella camicetta che tieni addosso, perché non te la cambi, che sembra che ci sei passato prima i tuoi piedi sopra e poi ci sei soffiato il naso. Questa camicetta è una bandiera tricolore, ha fatto la prima e la seconda guerra mondiale e apparteneva a Moulin Rouge, il primo travestito dei quartieri, faceva gli spettacoli davanti allo zarigo, e che prima di morire mi diamo al suo letto e mi disse: bomboniera, questa è la mia eredità, io te la lascio a te. Ne ha visti più militari, russi, armeni, cecoslovacchi e siciliani, questa camicetta è un generale d'armata. Quella è come te, un cimelio di guerra. A me, un cimelio di guerra, non me l'ha mai detto nessuno.
hanno il corpo ancora fresco, il volto alzato di Zico e la bocca di Bonzanzo. Senti, poche chiacchiere, questo militare è mio, fino a co. Lascia stare subito il suddetto alleato di civiltà. Altrimenti prendo questa brocca d'acqua che sta su tavola e ti spacco la testa in due parti. Una me la metto come soprammobile e una la butto nel gabinetto tirando pure lo sciacquone. Stai facendo veramente? No, perché io posso pure pigliare il vasetto da notte con tutta la pipì dentro e ti faccio shampoo, contro shampoo, massaggio e pettinato. Vediamo. Fammelo scoprire con un po' caffè questo militare, questo è l'unico che abbiamo. Andiamo, da buoni amici. E va bene, ma questo si chiama Pietro. Bagna mia carnale. Voi siete sempre la benvenuta. E voi la ben servita. Però voi avete finezza e gusto nel vestire. No, siete voi che avete finezza, gusto nel vestire, eleganza nei movimenti e carne francese. Non incominciate a dire le male parole. Come potrei? Io voglia così bene. Auguri, bambolella. Auguri, bomboniera. Sto solo
paga, e ciò la sa fa. Tengano bello agli una vicina, che me fa rispettare. Chi sta in tuo peccato, addatemi un innamorato. Cappine a roppe associate, sa da sapere a peccecà. E tutte serate isse macire mazzate, mi vuole un bene sfrenato, ma non lo dà parere. Guardate bene, no? Che peccato. L'ha visto lei questo militare americano alleato? Che peccato. Maestro, scusate se interrompo la vostra bella musica. No, prego. Ma sono alla ricerca di un militare americano scapestrato, ma che ne sta combinando di tutti i colori, peggio di uno scurrito. Io lo devo salvare prima che sia troppo tardi e che venga arrestato per violenza carnale, aggressione nei bar, favoreggiamento alla prostituzione e persino contrabbando di sigarette. E che ha fatto? Ho la fotografia con me, guardate, ve la mostro, la conoscete? Scusate un momento, sì, io non fate. Ci vedo bene. Vedete bene? Il tecnico alle luci mi sembra un po' scarso. E questo è Edward Robinson, lo conosce tutta Napoli. La situazione è tanto grave. Ma allora, tanto più grande dovrà essere la mia missione purificatrice. Preghiamo, fratelli, per questi nostri amici alleati così scapestrati e incoscienti che non rispettano il cartello messo dalle autorità all'entrata dei vicoli spagnoli in cui c'è accuratamente scritto nella loro lingua madre off limits, e che significa un consiglio buono, ma spesso questo consiglio non viene accettato e si continua a scorazzare in questi vicoli impunemente da mattina a sera. Io vorrei rivolgermi alle anime pie. Come può una persona timorata non risentirsi di una situazione che è diventata tristemente famosa non solo a Napoli, ma persino all'estero? I vicoli dei quartieri spagnoli sono solo ricettacoli di vizi, perdizione, gente perversa. Dovunque ci sono donnine allegre, alcune troppo allegre, e uomini che indossano spesso abiti femminili impropri, suscitando lo scandalo del quartiere e della parrocchia. Come si può fare? Invito la cittadinanza tutta a non disertare le funzioni religiose, a venire un po' più spesso in chiesa, e soprattutto a non fare le schifezze.
proprio davanti alle scale della chiesetta. Le nostre porcherie, le potete andare a fare pure da un'altra parte, non scegliere sempre lo stesso posto. Che cosa è diventata questa bella Napoli? Dovunque predizione, donnine allegre, alcune troppo allegre, e uomini che indossano spesso abiti femminili impropri, suscitando lo scandalo della parrocchia. Dove arriveremo di questo passo? Questa gente è più abituata a maneggiare la mitragliatrice che non il rosario. Dove arriveremo di questo passo? Che? Un telegramma. Grazie. Don Bartolomeo, questo è per voi. Grazie. Grazie, buon uomo. Prego. Leggiamo. E questa è una minaccia bella e buona. Leggo il testo. Leggete il testo. Simonate, cambiate predichi. Firmato quei due o tre strani personaggi venuti da Nuova York e da Chicago. Si osa minacciarmi, ma vi rendete conto come si può fare a minacciare un povero parroco? Ma io parlerò. Parlerete e parlerò. Eh? No. Come? No. Come? Don Bartolomeo, un altro telegramma. Don Bartolomeo. Grazie, buon uomo. Sono io. Leggo il testo. Leggete il testo. Ah, non volete cambiare premio? E allora questo è l'ultimo avvertimento. Ci vedremo in parrocchia, tanti saluti. E senza firma. Questa gente non ha neanche il coraggio di firmare, ma si rende conto. Ma io non ho paura di loro. Che si facciano avanti, li aspetterò persino in parrocchia. Mi affiderò a Sant'Antonio che vigila dall'alto e ci protegge. Sant'Antonio, aiutami tu. Preghiamo, fratelli, per far sì che questi uomini malvagi diventino pecorelle e ritornino al pascolo, e se lupi sono, li affronteremo da lupi, faccia a faccia, e vinca chi ha più bozzo nell'arma. Nell'arma della fede, volevo dire. Ancora? Come? Questo è sicuramente per voi, Don Bartolomeo. Questo non voglio sapere niente. Terzo telegramma. Leggo il testo. Simone, cambiate predica, vi conviene. Non c'è scritto altro. Che devo fare? Simone, cambiate parrocchia. Mannaggia. Questo è sicuramente per voi. Non voglio sapere niente. Qua arrivano i postini. Il miracolo della provvidenza. Leggo il testo. Leggete il testo. Il governo alleato americano, nella persona dell'eccellenza signor comandante Charles Spoletti, invita Don Bartolomeo a presenziare alla cerimonia di sbarco della nave proveniente da Nuova York che condurrà in patria alcune famiglie di cittadinanza americana ma di origini italiane, prima fra tutte quella dell'eccellentissimo signor Lucky Luciano. Al completo. Che onore, finalmente a Napoli arriva delle persone per bene. Sant'Antonio ti ringrazio. E a voi tutti do il commiato di un umile parroco al servizio delle autorità. La pace sia con voi.
antica non c'è sta niente a fa, più largo torna scuna, gatta voce va, la strada è proibita, stupica pure ma, non basta un cartello per ferma su via vai. Opprimi, che sta strada è opprimi, che puoi vita e chiudo un vino. Opprimi, che sta strada è opprimi, che puoi vita e chiudo un vino. Ho stato marocchino e ho stato puro sic, che andò a farci quartiere, se venne a fa' fic. Ho stato sti figlioli che solo un'anno fa volevano fa' le sante e mo' fanno a dove. Opprimi, che sta strada è opprimi, che puoi vita e chiudo un vino. Opprimi, che sta strada è opprimi, che puoi vita e chiudo un vino. Opprimi, che sta strada è opprimi, che puoi vita e chiudo un vino. Opprimi, che sta strada è opprimi, che puoi vita e chiudo un vino. Opprimi, che sta strada è opprimi, che puoi vita e chiudo un vino. Opprimi, che sta strada è opprimi, che puoi vita e chiudo un vino.